Si tratta di una figura retorica conosciuta come políptoto, una parola ripetuta in funzioni sintattiche diverse. Dovete pensare a questi strumenti retorici come l'unico modo che Dante aveva, in assenza del cinema, per farci immaginare al meglio le sue descrizioni. La ripetizione della S non ci dà forse l'impressione di un luogo poco tranquillo?